Fratelli, senza l'inverno non c'è primavera e non c'è estate. Non ci sono germogli, è la natura, è il piano e il disegno di Dio. Senza la terra, nella quale il seme penetra, scende, si dissolve, muore, non c'è frutto. Ricco di grano non cade in terra e muore, rimane solo. Ecco, non mi piace l'inverno perché non mi piace morire, e non mi piace perdere la vita, perché non mi piace accogliere la storia così come Dio la porta e la conduce. Non mi piace l'inverno perché è come una bocca spalancata davanti ai miei progetti, pronta a fagocitarli, a dissolverli, a cambiarli. L'inverno, invece, è necessario, è la stagione fondamentale. Nazareth è stata fondamentale per Gesù. 30 anni a Nazareth, un paesino a 4 case, non sa neanche la carta geografica, la inutilità più totale, la irrilevanza più totale. Un pezzo di terra dove Gesù, il figlio di Dio, si è nascosto, si è dissolto, sotto l'utero e le viscere, dove Gesù è stato generato e dove è stato allevato per compiere la sua missione. Senza i 30 anni di Nazareth, nel nascondimento, nella totale irrilevanza, sconosciuto a tutti, non ha scritto niente di quei 30 anni. Gesù, figlio di Dio, Dio stesso, 30 anni a Nazareth, 30 anni d'inverno, la terra, poi la neve, poi il freddo, le foglie secche, tutto. Fondamentale, importantissimo. Senza di quello, l'uomo Gesù non avrebbe potuto accogliere la spinta di Dio, cioè lo Spirito Santo. Gesù è stato l'uomo perfetto perché è stato l'uomo perfettamente libero, che nella sua libertà è stato perfettamente uomo, accogliendo nel Getsemani ciò che lo Spirito Santo, ciò che la sua natura divina lo invitava e lo spingeva a fare. Ma il Getsemani è stato possibile perché è stata Nazareth. Quel pezzo di terra oscuro, quell'inverno oscuro, dove Gesù si è inchinato, inginocchiato, con forti grida e lacrime, con un sudore che diventava sangue, questa angoscia, l'inverno che stava ingoiando Gesù, questa soglia della passione della croce del sepolcro, non sarebbe stata possibile senza i 30 anni a Nazareth. Lo dico così chiaramente, come non è possibile vedere germogli su un albero se prima l'inverno non ha fatto marcire sottoterra il seme che si è a poco fatto strada in mezzo al buio, in mezzo alla terra, ogni istante, ogni giorno più forte, fino a bucare la terra, fino a vedere la luce, la risurrezione, e crescere forte come un albero verso il cielo, dove prende la vita una volta risorto, una volta uscito alla luce. Il mondo sta aspettando di vedere i germogli, i primogeniti. La parola greca mietitura, terismo, è collegato a teros, è stata nella scrittura, l'avvento del Messia, l'avvento del Signore, è scritto proprio come una mietitura. Per questo tutto ciò che prepara l'estate è fondamentale. Inverno e primavera sono legati indissolubilmente. Bisogna entrare nell'inverno, bisogna entrare nella terra, bisogna entrare nella storia, bisogna entrare nei fatti che distruggono l'uomo vecchio, che dissolvono il seme, che diventino un tutt'uno con quella terra, perché quello che c'è dentro, la vita che è invisibile agli occhi, che non puoi percepire, quello che è vitale, quello che è potentemente vitale, tutto il potere di crescere e di diventare un albero impressionante, pieno di frutti buonissimi. Ecco, quel processo che si fa su quella sottoterra è fondamentale, è l'inverno. E dice il Cantico dei Cantici, l'inverno è passato, coraggio. È lo sposo che arriva, guarda, il figlio ha messo proprio i primi frutti, proprio come dice il Vangelo di oggi, come dice oggi il Signore. Il Vangelo inverno è passato, cioè il mondo ha bisogno di vedere persone che sono passate attraverso la grande tribolazione, persone che sono entrate nell'inverno, e nell'inverno hanno già vissuto le primizie della vita eterna, cioè nell'inverno loro sono stati come deposti della morte, nella certezza che quel passaggio è lo stesso passaggio della parola di Dio, la parola di Dio fatto carne, tutto passa, le mie parole non passeranno in eterno. Il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Vuol dire che tutto passa, che tutto è transitorio, che nella nostra vita nulla è stabile. Questo è quello che noi odiamo e non sopportiamo e che il mondo non può accettare, perché la transitorietà, la precarietà, che è immagine della vita dei progenitori, di Adamo ed Eva prima del peccato, la totale precarietà, perché Dio in tutto provvedeva, era Dio l'autore della vita, l'autore della storia, erano amministratori dei beni di Dio, per questo soltanto amministrare, cioè vivere istante dopo istante della sua parola, del suo amore, della sua provvidenza, della sua tenerezza. Il peccato ha distrutto tutto questo, perché il peccato e l'orgoglio era impossibile vivere la precarietà. Cioè il fatto che il cielo e la terra passano, il fatto che passi la tua vita, che diventi anziano, che non ce la fai più a camminare, che non ti ricordi le cose, il fatto che le cose non sono, ogni giorno sono diverse, che sta passando tutto. Questa Pasqua che sta iscritta nella storia, che sta iscritta nella biologia, che sta iscritta in ogni vita, in ogni storia, in ogni situazione, questa Pasqua a noi ci annichilisce. Uomini vecchi, uomini borghesi, uomini che vogliono il sofà e il caminetto, uomini che vogliono rintanarsi come una tartaruga dentro al suo guscio, come le animali dentro la loro tana, uomini che sono ripiegati in un'adorazione totale e completa del proprio io.
Dio ha creato tutto dell'esistenza e in tutto c'è bontà, bellezza. Allora Cristo è entrato in questo passare tra cielo e terra, a passare tutte le cose che ci sfuggono di mano, per cui dobbiamo difenderle. Dice, chi difende la propria vita la perde. Cristo è entrato in questa dinamica e ha perduto la vita, per ritrovarla. Cioè, perdendo la sua vita, ha santificato, ha benedetto, ha colmato di senso, di compimento, proprio quello che è il perdere la vita di tutte le persone. Cioè, riscattare le conseguenze del peccato, il sudore sulla fronte e il parto con dolore, che sono due immagini, no? Dell'uomo, del maschio e della femmina, cioè le conseguenze dei peccati. Gesù Cristo ha riempito di senso e orientato al destino eterno ciò che senza di lui sarebbe passato nell'inutilità. Per questo è stato 30 anni a Nazareth, perché è dovuto entrare nella inutilità, nella insignificanza, è dovuto abituare, crescere, fortificarsi in ciò che gli uomini aborriscono, in ciò che gli uomini non sopportano. Stare a Nazareth, stare nell'inverno, stare sottoterra, perdere la vita è come una condanna frustrante, perché tutto questo è impossibile all'uomo vecchio, entrare nell'inverno che è servire sottomessa tuo marito, fare un passo indietro a lui di fronte ai figli. È impossibile perdere la vita per tua moglie costantemente, rispettandola nei suoi tempi, nelle sue difficoltà anche sessuali, rispettando i suoi momenti. Tuo marito perde la sua vita per sua moglie 23/24. Che prezzi sono? Che difendo la mia vita, allora la perderò completamente. Anche quello penso di avere, invece no, perché tutto passa, ma la parola di Dio non passa, queste parole non passeranno, perché tutte si compiranno, tutte sono compiute in Lui. La vita si compie in Lui, Lui ha vinto la morte, Lui ha aperto un cammino dentro all'inverno, dentro alla terra, per spuntare nella primavera. Il mondo aspetta una moglie che passa attraverso questo inverno, attraverso la morte, attraverso ciò che nessuno sopporta, stare lì. Quello è l'amore. Oggi il Signore ci chiama ad entrare nell'inverno, a lasciarci portare dove Lui ci sta conducendo, a entrare a Nazareth, a imparare ad amare attraverso la parola che ci predica la Chiesa, che illumina le nostre sofferenze, le nostre notti, i nostri inverni, le frustrazioni, le malattie, i problemi, come il passaggio necessario all'estate, la Pasqua che si deve compiere in noi perché si compie in noi la missione che ci ha affidato il Signore. Perché il mondo ha bisogno di avere la speranza che esiste l'estate, perché sono germogli, ancora verdi forse, ma germogli di vita nuova che ha bucato la terra, la corteccia, che sono passati attraverso l'inverno e non sono rimasti lì, anzi, morendo nell'inverno, non sono rimasti soli, sono risorti e stanno dando il frutto che Cristo ha dato. Dopo la tomba, la sua risurrezione, che è garanzia del perdono dei peccati e della vita nuova nella quale tutti noi possiamo camminare.